Allora, riprendiamo il corso. Ci siete? Questa volta il corso è dedicato alla questione femminile. Naturalmente per il centro resta sempre il diritto alla salute. E quindi tutte le contraddizioni che sono uscite in quest'ultimo periodo, soprattutto in Regione Lombardia, per la vicenda del Covid e per la questione delle risposte che sono state date o avrebbero dovuto essere date. No. Noi avevamo intitolato il corso La storia, i fondamenti e il futuro di medicina democratica e quindi abbiamo fatto fino ad ora serie di incontri, e quindi febbraio, che ha come titolo La questione della salute della donna. Adesso io credo che chi lo dirige deve essere una donna, ovviamente, perché sennò poi io avrò mandato ai probiviri. E quindi chi introduce Sono io è che faccio il Gabriella. passaggio. Sono io. Bene, Gabriella Liberini, per cui la parola a Gabriella. Bene. Allora, grazie Fulvio, grazie a tutte, a tutti i partecipanti. Stasera l'incontro è sul tema della salute delle donne. Per introdurre questo tema non posso che partire dal paradigma storico e imprescindibile dell'autodeterminazione. Io faccio una breve relazione in cui introduco un po' il pensiero che accompagnerà poi tutto il proseguo. Subito dopo di me ci sarà Giusy Bulgarini, che è un'assistente sanitaria che ha lavorato tantissimi anni, non voglio dire quanti, lo dirà lei se vorrà, nei consultori pubblici e che adesso sta facendo un'esperienza in un consultorio d'eccellenza di Brescia, come il consultorio di Via Volturno, che è uno storico consultorio privato, ma laico e un'esperienza a parte. E poi seguirà Donatella Albini come dire, che si collegherà fra qualche minuto, è impegnata altrove, ma arriva. Donatella Albini e dopo il dottor Pietro Puzzi, ginecologo, anche lui un uomo e un ginecologo che ha amato le donne, che ama le donne, che ci ha aiutato molto nel nostro percorso e poi che introdurrà un po' anche il tema della RU 486 e anche dei punti nascita di cui lui ha molta esperienza. Concluderà l'intervento, no, una rappresentante di nulla di meno che è per dar voce al movimento delle donne, ovviamente su un tema che coinvolge ora autodeterminazione. Scusate se leggo, ma altrimenti non riesco ovviamente a tenere bene. Conquista, nulla di regalato. Dopo tanti anni di lotte, dopo un lunghissimo percorso del movimento delle donne, attraverso una storia che ci proveniva da molto lontano. Non la società, non l'economia. No. Attivo hanno lo scopo di tutelare la salute della donna e la maternità. Però con un riferimento alla procreazione responsabile e alla libera scelta e al discorso della
prevenzione. Però, per cui si introduce praticamente il punto di vista femminile, la soggettività di genere. Infatti anche la, come dire, la prevenzione non è determinare, come dire, direttivamente i comportamenti delle persone, ma aiutare, porre attenzione, dare, offrire alla persona l'opportunità di acquisire consapevolezza e con questa la capacità poi di decidere in autonomia. Altro aspetto, infatti qui l'accesso ai consultori è un accesso diretto, è un accesso spontaneo e gratuito. Per cui è la persona che si muove in direzione di. Poi sicuramente altro aspetto innovativo dell'istituzione dei consultori è questo modello sociale di salute. Allora, dove abiti, dove lavori, che hai? E questo diventa anche un modello del lavoro. Si lavora in equip, per cui sono richieste diverse professionalità che operano in un contesto multidisciplinare, per cui si scompongono le gerarchie, che erano gerarchie verticali dei saperi, no? Nell'organizzazione sanitaria, qui si scompongono in dimensioni invece orizzontali e le competenze vengono perciò condivise e direi che diventano anche poi, aumenta un po' la sinergia di queste conoscenze. Tutto questo succede negli anni 70, alla fine degli anni 70, no? Ci sono questi servizi innovativi. Poi vabbè, la cronaca ci rimanda una diffusione molto disomogenea di questi servizi, con forti differenze tra il nord e il sud, e anche poi differenti, come dire, evoluzioni o in alcuni casi addirittura involuzioni di questi servizi, come già accennava Gabri. Comunque abbiamo visto anche nella nostra realtà chiudere o accorpare, insomma, i servizi sono sicuramente, per quanto ci riguarda in questa realtà, diminuiti. Per cui, cioè, non so, ci chiediamo, ma è ancora un modello questo? Può essere ancora un modello di servizio? Per cui io volevo raccontarvi un anno di pandemia vissuto proprio all'interno di un consultorio che è un consultorio accreditato e da un anno gestito dalla cooperativa Il Calabrone. Questo consultorio è presente nel quartiere da oltre 30 anni e si trova praticamente ai confini del centro storico, accoglie una popolazione prevalentemente straniera e anche portatrice di varie fragilità. Durante il primo lockdown il consultorio è sempre rimasto aperto in presenza proprio per rispondere a quelle che sono state le emergenze, che vuol dire seguire i controlli in gravidanza, vuol dire la contraccezione, per cui non sono rimaste sole le donne, ma il servizio era presente per la contraccezione, per l'interruzione volontaria di gravidanza. Anzi, in diverse situazioni, la presenza delle operatrici, l'apertura del consultorio ha significato anche per gli utenti fare diminuire quantomeno il ricorso, per esempio, all'ospedale. La rete appunto con gli ospedali, in modo che si è evitato di agli ospedali. Sono continuati ovviamente i ricevimenti e le consulenze telefoniche, mentre per quanto riguarda gli operatori, le operatrici psicosociali hanno dovuto sicuramente cambiare molto la loro modalità di intervento, optando appunto per la via telematica. Sono continuate le riunioni d'equipe, sempre per via telematica, perché comunque eravamo alla ricerca di nuove modalità per stare comunque vicine alle donne seguite o comunque accogliere le nuovi bisogni. E per cui abbiamo utilizzato sicuramente molto le videochiamate, Skype e quant'altro, le piattaforme, perché abbiamo comunque, anzi, potenziato quelle che erano le attività di gruppo per non lasciare sole le donne nel momento della preparazione al parto, per esempio, oppure nel seguire, insomma, nel dopo parto. E
Quando è stato possibile, però, abbiamo ripreso i colloqui, ecco, soprattutto i colloqui di accoglienza. Io volevo sottolineare questo aspetto perché è stato importante per noi essere, cioè per noi è importante il momento dell'accoglienza, più che la prestazione. Viene accolta la persona, viene accolta una famiglia, ma viene accolta da tutta l'equipe, che nella sua multidisciplinarità poi interverrà in base a quelli che saranno i bisogni sia espressi che rilevati, nel senso che non dimentichiamo la finalità del consultorio, che è comunque una finalità preventiva, e bisogna proprio porre l'attenzione a cogliere anche i segnali precoci del disagio. Per cui, cosa dire, insomma, sì, sono necessari questi servizi territoriali, che siano vicini alle persone, facilmente accessibili, gratuiti, degli osservatori di prossimità e di presa in carico della domanda di salute, con appunto questo approccio multidisciplinare che risponde alla complessità del bisogno. Abbiamo visto che il bisogno, cioè nella salute stanno dentro tutti gli altri bisogni a cui anche ha fatto accenno prima. E per cui sono importanti rivendicarli questi servizi se vogliamo che il diritto della salute alla salute non sia proprio una sterile dichiarazione. Grazie. Grazie Giusy, perché ha portato un'esperienza concreta e bene entrare anche nel merito delle questioni, anche con delle esperienze concrete. Lascio la parola a Donatella Albini, la dottoressa Donatella Albini, ginecologa, attivista femminista anche lei, consigliera al Comune di Brescia, delegata per la sanità al Comune. Donatella porta sia la sua esperienza, quindi istituzionale, quello che si può fare dal suo osservatorio istituzionale, ma porta anche la sua esperienza come promotrice di un percorso di sapere sul il tema della salute di genere. Per Sì, cui grazie. lascio la parola Grazie, grazie. a Donatella. Volevo sapere se l'organizzatore aveva ricevuto le mie slide o no, perché non ho avuto traccia di risposta, ma fa niente. Innanzitutto, se mi ascolta, non lo so, vabbè. Non si vede più, però, non so. Sì, no, le slide non Ah, le ho avute. ecco. Te le ho mandate? Comunque Vabbè. lei ce le ha, se Le ho ce le ha mandate? possiamo fare la condivisione dello schermo. Io non sono capace, il Niente, tema è allora. questo qua. Allora, Io te le sto mandando. sì. Ah sì, aspetta che. Vabbè, non fa niente. Se non riusciamo, non fa niente. Non importa. Allora, perché era un po' più semplice. E il tema che volevo affrontare oggi con voi è un tema un po' periferico e un po' eccentrico, diciamo così, dissonante rispetto a quello che ha detto anche adesso, perché io penso che è tempo che anche la questione del genere entri nelle conversazioni della sinistra. Scusate se sono molto esplicita, ma è così. Vengo da un consiglio comunale ieri dove è bastato un intervenire sull'ordine del giorno parlando di linguaggio di genere che si è scatenato in putiferio da tutte le parti. Quindi vuol dire che temo che anche sulla questione della medicina di genere, che è uno sguardo non nuovo, ma sicuramente che guarda in un altro modo la cultura medica e la pratica della medicina, oltre che quella della rete dei servizi, penso che sia importante, averlo anche qui. Poi ci saranno le connessioni. La medicina, lo sappiamo, che ha avuto fin dalle sue origini un'impostazione androcentrica, tant'è che ha relegato gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti della riproduzione. Poi c'è stata una trasformazione e si incomincia a parlare di differenze di genere in medicina. Bene, però c'è un tema che la maggior parte degli studiosi, quindi soprattutto di chi forma i lavoratori e le lavoratrici, gli operatori e le operatrici della medicina, dai medici alle professioni sanitarie, semplicemente ignora che esista una questione di genere e se proprio è costretta a prenderne atto, la pone e la liquida come insignificante.
È vero che i fattori biologici, ma insieme ai sociali, mai disgiunti dai sociali, lo diceva prima Gabri quando parlava di sindemia, ma il tema è ancora questo, determinano differenze tra uomini e donne in termini di stato di salute e di accesso ai servizi sanitari. Noi sappiamo tutti che oggi si parla molto, ad esempio, di medicina personalizzata, la possibilità di dare a ogni persona il medicinale più giusto, ad esempio, sulla genetica. Io, sulla base della genetica, ho molti dubbi su questo, per cui non mi fermo neanche. Però prima di arrivare qui dovremmo davvero concentrarci tutte sulle differenze più evidenti e quindi a partire dalle diversità sociali, culturali, psicologiche e biologiche funzionali. Quindi il genere è determinante. È una materia la medicina di genere? No, questa è l'altra cosa sbagliatissima. Inseriamo la medicina di genere nel processo formativo? No, la medicina di genere è una scienza multidisciplinare, è uno sguardo di genere su la medicina e soprattutto ha l'obiettivo di realizzare una condizione di salute. È chiaro che se tu ottieni questo sguardo di genere sulla salute, il beneficio ricadrà sugli uomini e sulle donne, perché influiscono su prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. Ad esempio, per le donne, una medicina critica gender oriented, orientata a cogliere le differenze di genere rispetto ai processi di salute e di malattia, ha permesso ad esempio di svelare l'arcano lo metto molto tra virgolette, dei molteplici fallimenti diagnostici e terapeutici nei confronti delle donne e della loro salute. La misura era sempre l'uomo, quarantenne, bianco, di un certo peso, di una certa struttura. Pensava che magari qualche antibiotico, qualche aspirina, per non far nomi, o qualche statina avevano effetti diversi sugli uomini e sulle donne. È uno sguardo che non si è neppure messo in campo. Quindi è chiaro che, ad esempio, sulla diagnostica medica, che sottovaluta molto e non tiene conto delle condizioni di vita delle donne nella determinazione della diagnosi, dei piani di trattamento, e quindi di fatto favorisce una serie di fallimenti che sono pregiudizievoli per la salute e la vita stessa delle donne. In effetti, la medicina di genere iniziata negli anni 90, pensate, con una cardiologa americana, poi lo vedremo insieme, che semplicemente si era accorta, ma poi vi racconterò delle cose che sono accadute anche qui, non è che sia così lontano, si è accorta che le donne con infarto venivano riconosciute più tardivamente e venivano trattate peggio, perché tanto o le donne si lamentano o le donne sono dolori atipici, dolori infartuali nelle donne. L'esempio di una decina d'anni fa proposto dalla nostra cardiologia del nostro ospedale, una donna della Valsabbia arriva con un dolore a destra sulla scapola, perché dice: io ho 5 uomini in casa, ho stirato tutte le camicie, però adesso mi fa proprio male. Questa signora aveva un infarto in sede atipica, però è stata rimandata avanti e indietro un po' di volte. Quindi questo è un tema, è uno sguardo che va tenuto presente. E soprattutto l'orientamento naturalistico: la donna è destinata a farla madre e quindi è chiaro che se anche sta un po' male, insomma, amen. Prendiamo l'endometriosi, ne parlerà magari dopo meglio chi mi segue. Ad esempio, l'endometriosi, ti capita il dolore mestruale, te lo tieni, prendi la pillola. Beh, insomma, l'endometriosi è correlata anche all'inquinamento da PM2.5. Forse se abbiamo un cluster di donne, tutte col dolore mestruale, in una certa zona della città, vicino a un'autostrada, adesso metto lì dei temi perché ho poco tempo, forse dovremmo andare a vedere anche queste cose. Quindi l'orientamento solo naturalistico in realtà ha fatto un effetto di velo, di nascondimento per altri tipi di eziologia del malessere. Per esempio, all'interconnessione stretta che c'è tra la violenza familiare, cioè la donna che sta male, che continua a venire a farsi vedere al consultorio o al pronto soccorso, con un dolore che non ha traccia, di cui non è traccia nel corpo, cominci a chiedere, cominci a guardare al di là delle cose che ti racconta, stabilisci una relazione, che è poi il grande insegnamento del femminismo. Quindi è chiaro che serve una medicina di genere che promuova la salute delle donne. E questo è un fatto importante. Quindi potremmo dire in maniera molto rapida,
che la medicina di genere si propone, uno, di svelare i pregiudizi, come abbiamo detto adesso, l'effetto di nascondimento, due, mettere a fuoco il rischio, perché ci sono, ho fatto l'esempio dell'endometriosi, ma ce ne possono essere altri, e soprattutto sviluppare e mettere in rete le informazioni per promuovere la salute. Quindi è chiaro che se noi vogliamo cambiare la medicina e la sanità attraverso uno sguardo più attento alla salute, dobbiamo avere questo sguardo. Vi dicevo chi l'ha promossa è stata Bernardine Ellie, che è una grande cardiologa americana. Poi siamo andati avanti con gli anni, anche se non è stato semplice, ma arrivo rapidamente alla quarta conferenza mondiale delle donne di Pechino del 95, perché lì è stato scritto nero su bianco che andava inserita la prospettiva di genere in ogni scelta politica, in particolare in materia di salute fisica e mentale, partendo dalla constatazione, scritto nella piattaforma d'azione della conferenza, che la ricerca medica era basata prevalentemente sugli uomini. Bene, torniamo un attimo al nostro Covid, come è stato visto. Ad esempio, dobbiamo festeggiare a settembre i 25 anni della conferenza di Pechino. Con queste premesse, troviamo ad avere 500.000 adolescenti in più costretti a matrimoni forzati e 1 milione di gravidanze precoci in più in spose bambine esposte a violenze e maltrattamenti senza più lo scudo dell'istruzione. Quindi è chiaro che quando si parla di equità di genere non si parla solo di giustizia sociale o di diritti di carta, ma di un'equità fondamentale per produrre salute, quindi anche promuovere la ricerca e ovviamente curare le persone. Quindi è chiaro che scienza, medicina e salute globale devono stare dalla parte delle persone e non di altri interessi. È vero che l'OMS poi ha costituito il Dipartimento di Genere, ma anche qui dice delle cose molto importanti sulle ricerche e non è ancora del tutto scontato. Ad esempio, io mi pongo sulla questione dei vaccini Covid, ma sono tutti uguali per quanto riguarda la questione della salute della donna? Io non lo so, perché nessuno ha fatto questa distinzione. È chiaro che bisogna distinguere, facendo una ricerca, uno, i ruoli e le responsabilità di uomini e donne nella società sono differenti, quindi devo entrare se io devo calibrare un farmaco, la posizione sociale, l'accesso alle risorse e le regole sociali che governano i comportamenti che hanno un effetto sulla salute e sul benessere. Poi ci sono state in Europa molte altre risoluzioni che, se volete, poi vi manderò, cercherò di farle avere davvero. Nel 2002 è stato fatto un gruppo parlamentare coordinato dalla mia amica Elvira Reale, una psicologa straordinaria di Napoli, sulla salute delle donne. E ad esempio è uscito che c'era necessità di questo sguardo, ma dirò di più, di uno sguardo femminista, perché si scopre che vedendo la presenza di donne con una storia femminista, queste donne hanno pensato e prodotto un pensiero delle domande scientifiche che hanno dato un'altra interpretazione dei fatti. E pensiamo alla medicina, come all'antropologia. Le scienze non sono neutre, mi viene da dire come i governi, ma stendiamo un velo pietoso, però non sono solo tecniche, insomma, per cui è chiaro che è così. Quindi servono donne. E l'incontro di oggi a me piace molto per questo, come ne ho già fatti molti altri. Servono donne con uno sguardo femminista che praticano, stiamo parlando di medicina, la medicina con lo sguardo femminista, perché conoscere e conoscere la storia di ognuno, di tante di noi, serve a tutte, per capire anche i nostri desideri e le nostre immaginazioni. Ad esempio, si diceva prima che ai consultori vengono donne, spesso lavoro anche io lì come volontaria, nello stesso consultorio donne con qualche problema, è vero, ma devo dire che vengono anche donne giovani che vengono semplicemente perché vogliono l'amore liberamente, vogliono un contraccettivo. Vengono donne che chiedono una protezione dalle malattie trasmesse sessuali perché vogliono essere felici. Quindi vediamo anche noi di cambiare il nostro sguardo, ad esempio sui consultori, ci sono nata dentro, io li amo spudoratamente i consultori. Però sono luoghi, come dire, di felicità, la felicità della politica. Sì, anche. Bisogna trovarla questa cosa. Anche laddove vengono situazioni difficili, pesanti,
figuratevi, sono stata sulla Mare Ionio a prendere i migranti in mare, se non so che cosa significa questo, e lavoro da tantissimi anni sempre nel pubblico. Però è chiaro che questo sguardo deve essere importante. E siamo passate, lo diceva prima Gabriella molto bene, e questo deve essere molto chiaro parlando soprattutto del consultorio, e poi parlerà di 194, che abbiamo passato 3 stagioni noi donne. Uno, la stagione della liberazione che ha portato i diritti, le grandi leggi degli anni 70, i consultori, la chiusura dei manicomi, la 194, la 833, la riforma della sanità. Poi c'è stata la stagione della libertà, cioè l'affidamento reciproco, il riconoscimento della reciproca dipendenza, la stagione della politica. E la stagione della politica, che dà senso. È difficile far politica? Sì, molto. Spesso ci si sente molto soli. Se non c'è la rete di donne, magari non costante, non continua, estemporanea, che ti sostiene, fare politica è davvero molto complicato. Alla fine è arrivato, dicevo, dopo tutti questi, dalla conferenza di Pechino all'Europa, all'Italia, anche l'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto proprio un centro di riferimento per la medicina di genere. Quindi è una strategia per rimediare alle disuguaglianze. E però qui devo dirla una cosa che mi ha già anticipato sia chi mi ha anticipato prima, sia Gabriella, che il tempo lungo del Covid ha disvelato, non ha causato, ha disvelato che sono le donne che svolgono i servizi essenziali, che si prendono cura della quotidianità, dell'assistenza e della convivenza, che hanno lavorato duro e sono state più esposte al contagio, anche se questi sono dati della scorsa settimana che riguardano la mia città, non posso dire che siano diffusi, ma da noi picchia ancora duro il Covid, quindi mi sembra giusto prenderlo un po' ad esempio. Guardate che come l'età media si sta abbassando, l'abbiamo fatto noi come comune perché da TS, manco per niente, ci dicono di fare questi intrecci. Bene, si è visto che l'età media del contagio è molto più bassa, non supera i 5 anni, ma adesso le donne si contagiano quanto gli uomini, ma si ammalano anche quanto gli uomini. Quindi qualcosa è cambiato e noi dobbiamo andare a vederlo anche con questo sguardo. Quindi è chiaro che questo velo sollevato, l'ha detto bene Gabriella, sul lavoro delle donne, di tutto il lavoro, in ogni contesto, a partire dal lavoro domestico, che non è una faccenda privata, ma è una necessità sociale, è stato messo sul campo. Quindi il lavoro delle donne è determinante perché il paese possa sopravvivere. Che il 95-98% siano tra i licenziamenti donne rimaste a casa mi ferisce e mi preoccupa. Sulla base di questo abbiamo inventato, devo dirlo per sminuire un po', davanti a 4 Pirli, Pirlo per chi non è di Brescia, un po' il nostro aperitivo tradizionale, abbiamo inventato 4 anni fa questo centro di ricerca e studi sulla medicina di genere in maniera assolutamente volontaria. Da tre anni facciamo incontri sulla salute con donne mediche e non mediche, incontrando anche reti di associazioni che hanno il sapere esperienziale sulla salute. Quest'anno abbiamo deciso di fare un percorso da gennaio a dicembre, seguendo, per chi lo conosce, l'Atlante di Save the Children con lo sguardo delle bambine, che è un atlante molto interessante, e ogni mese affronteremo un tema. Adesso stanno affrontando il tema, per esempio, delle città intorno alle bambine e ai bambini. Vi risparmio, perché sono andata molto lunga, la parte storica di cui io sono molto appassionata, quando vorrete la faremo insieme, ma non è la medicina di genere, non è la medicina delle donne, però vorrei ricordare che la medicina non è mica nata con Ippocrate. Ippocrate non voleva le donne alla scuola di medicina, tant'è che le donne si sono fatte la loro scuola sulla sponda opposta dell'Asia Minore. E c'erano donne straordinarie mediche che insegnavano velate, perché sennò turbavano ovviamente gli studenti. Poi c'è stata la grande scuola medica salernitana con le magistre salernitane, il primo trattato sulla salute delle donne di Trotolo e De Ruggero. Se lo trovate, leggetelo, perché è straordinariamente bello e moderno. Poi che cosa è successo? Le donne sono scomparse. Perché? Perché c'è stato il malus maleficarum, perché sono arrivate le streghe, perché il sapere esperienziale e dotto e profondamente culturale delle donne è stato annientato dal malus maleficarum.
E infatti arriviamo solo le badesse, per esempio, che aprivano i luoghi nei loro monasteri per far partorire le donne. Le prime donne che sono riuscite a laurearsi in medicina e a parlare con uno sguardo diverso sono donne dei primi del Novecento, dalla Kulishoff, ho finito, alla Montessori. Mi interessa però raccontare una cosa che ho letto. Nel 1873 la Corte Civile di Scozia ha sottratto la laurea in medicina a 7 ragazze, perché hanno detto che le donne non potevano laurearsi. 2 anni fa è stata conferita loro la laurea d'onore. Questo è estremamente importante di ricordare questo, cioè le donne ci sono sempre state nella medicina e sono sempre state bastonate. Adesso non entro nel merito dei ruoli da primari o da non primari, lasciamo perdere, anche se anche questo conta. Però, e ho finito, è dell'11 gennaio 2018 la legge 3 sulla sperimentazione clinica dei medicinali, in cui si parla di genere e in cui si dice che va applicato il criterio del genere. Ecco, questo è quanto ci tenevo a dire. Quindi si potrebbe parlare di prevenzione, si potrebbe parlare di altre cose, ma lo sguardo è uno sguardo di genere che si basa su una cultura. Finisco con una citazione con cui chiudo sempre questa presentazione, perché la amo molto e voglio regalarvela, se me lo permettete, dal diario di Elysium. È di notte, sapete che è una grande filosofa morta in campo di concentramento, e sul suo diario scrisse: di notte, mentre ero coricata nella mia cuccetta, pensavo, su, lasciati essere il cuore pensante di questa baracca. Ecco, io penso che noi donne possiamo, con il nostro sapere esperienziale e professionale, essere il cuore pensante di questa baracca. Grazie molte. Grazie, Donatella, delle tue innumerevoli sollecitazioni. Concordo che quando si parla di donna, due aspetti non possono, tre sarebbero il sapere che le donne comunque hanno sempre messo in campo, l'equità sociale e il rispetto delle differenze. Cioè, penso che questo sia il focus di quando si parla di salute di genere e salute delle donne. Lascio la parola a Pietro Puzzi, ginecologo, anche lui attivista di medicina democratica qui di Brescia. Siamo un po' tutti di Brescia, questa volta lanciamo noi questo percorso. Ci parlerà un po' tutto campo di quello che attualmente sta accadendo sul tema della pillola RSU. Io sbaglio sempre il nome. E poi anche della questione dei punti nascita, perché moltissimi sono stati penalizzati. Grazie Pietro, ti lascio la parola. Pietro? Ecco, ringrazio di poter partecipare a questo incontro. Dopo la collega e molto sapiente dottoressa Albini, e anche politica, con uno sguardo politico molto importante. Ecco, io vorrei fare qualche premessa sulla pandemia e su alcuni aspetti che mi hanno colpito di più in questo periodo. Ecco, per poi passare a esaminare alcuni aspetti dell'aborto, della contraccezione e della maternità, che sono tutti collegati al discorso dell'autodeterminazione, cioè la possibilità di poter scegliere liberamente le modalità, diciamo, nelle varie situazioni. Ecco, la premessa consiste in alcune considerazioni. La pandemia da coronavirus mette a dura prova di molte persone, di molti anziani in particolare, che rischiano la vita, ma anche di tutti, come sappiamo, delle donne preoccupate per la loro salute sessuale e riproduttiva, preoccupate di non poter scegliere liberamente se e quando avere una gravidanza, se in età riproduttiva, se potranno frequentare liberamente addirittura
il proprio partner, essendoci il blocco, vari blocchi sui movimenti, decidere se e come sposarsi o decidere se e quando avere figli. Ecco, erano scelte già prima condizionate dalle differenze sociali, dall'avere o non avere un lavoro, abbiamo sentito prima i dati sul lavoro delle donne, servizi sociali ed educativi, condizionati da una sanità che sul territorio ha mostrato tutti i suoi limiti in alcune regioni più che in altre, dal timore di servirsi di ospedali con presenza di pazienti Covid per paura di infettarsi. Ecco, vorrei partire però da alcune buone notizie divulgate dall'Istituto Superiore di Sanità. La trasmissione del virus da madre a neonato sembra possibile anche se estremamente rara e comunque non è influenzata dalla modalità del parto, quindi non è una scusa in più per fare qualche taglio cesareo in più, ma evidentemente si può partorire come meglio è. È consigliato l'allattamento anche alle puerpere positive, purché con l'uso di mascherina e alcuni accorgimenti supplementari. È permesso la presenza del partner, cioè è ragionevole ed è anche un diritto la presenza del partner, almeno nel periodo poco prima del parto, durante il parto, soprattutto vabbè, se non è ammalato, ovviamente. Non è sconsigliata la vaccinazione anti-Covid alle puerpere negative anche durante l'allattamento, secondo l'indicazione ad interim concordata dal gruppo ITOS dell'Istituto Superiore di Sanità con le organizzazioni scientifiche del settore materno-infantile, ecco, in mancanza di dati sicuri disponibili riguardanti le donne gravide e le nutrici. Ecco, se c'è un po' questa carenza di informazioni, perché nella sperimentazione non sono state incluse donne gravide, però diciamo gruppi di esperti hanno dato dei pareri chiaramente tenendo conto della situazione e del pro e contro delle varie scelte. Ecco, è invece più prudente la posizione dell'Istituto Superiore di Sanità riguardo alla vaccinazione in gravidanza. In mancanza di dati sufficienti in proposito, si consiglia di valutare caso per caso, in base ai rischi specifici, con il consiglio di operatori sanitari disponibili. Ecco, io adesso vorrei fare alcune considerazioni su aborto, contraccezione e maternità, perché sono tutti aspetti che ho cercato di curare tenendoli collegati. Ecco, ho constatato in varie situazioni che chi si interessava di aborto non si interessava di maternità e la contraccezione era un argomento poco scientificamente interessante. Mentre invece è molto importante per le donne e molto importante che i consultori diano un contributo in questo campo. Ecco, riguardo l'aborto, è interessante il cambiamento delle linee guida che è avvenuto proprio durante la pandemia in agosto del 2020, riguardanti le linee guida all'aborto farmacologico, con la possibilità di eseguirlo senza ricovero fino a 63 giorni, cioè senza ricovero significa in day hospital, e addirittura viene consentito il regime ambulatoriale consultoriale. Ecco, da quello che so io, queste nuove linee guida sono state più o meno subito applicate e vengono applicate in diversi ospedali, soprattutto per quanto riguarda il day hospital e i 63 giorni, cioè da 49 giorni che era il limite per eseguire l'aborto farmacologico di prima, che costringeva a fare tutto di fretta, si passa a 63 giorni dando la possibilità a più donne di avere questa metodica. Ecco, mentre invece il regime ambulatoriale consultoriale, che prevede un unico passaggio, diciamo,
oltre al colloquio previsto dalla legge 194 per il trattamento dei farmaci, che non è solo l'RU-426, ma è il misoprostolo per dopo, da prendere dopo 2 giorni. Ecco, questa cosa viene applicata solo da poche regioni per adesso, da quando mi risulta, dalla solita regione Emilia-Romagna, da alcune zone della Toscana e ultimamente il Lazio ha deliberato alcune modalità per poter consentire questo regime ambulatoriale consultoriale. Questo passaggio, diciamo, questi cambiamenti sono stati favoriti dalle richieste, dalle iniziative di alcune attiviste di sempre, la Lisa Camitano, la Marina Toschi, insomma, la Scassellati, alcune donne attiviste che hanno promosso iniziative specifiche su questo punto, approfittando, diciamo, della questione Covid che consigliava un utilizzo minore, diciamo, dell'ospedale rispetto ad altri luoghi. E quindi questo cambiamento è stato, diciamo, accolto dal Consiglio Superiore di Sanità, poi dall'AIFA e dal Ministero della Salute. Sicuramente la presenza di Speranza ha avuto anche quella forse un ruolo abbastanza significativo per questo cambiamento. Il tasso di aborti non aumenterà per questo. Ecco, molte associazioni, diciamo, pro vita hanno sempre osteggiato l'aborto farmacologico pensando che questo fosse un via libera agli aborti, diciamo, e che avrebbe aumentato il numero di aborti. Invece noi sappiamo che dal 1982, quando c'era stato un picco poco dopo l'inizio della 194, c'è stato un calo continuo e è probabile che ci sarà semplicemente uno spostamento significativo dal tasso degli aborti chirurgici a quello degli aborti medici, che sono considerati, diciamo, più adeguati da parte dell'OMS, che fino all'anno scorso, in base alla relazione del Ministero della Salute, era limitato solo al 20%. Ecco, riguardo, adesso vorrei parlare un po' della contraccezione, perché sono stato, fra gli altri, diciamo, promotore di un comitato multidisciplinare per la contraccezione essenziale gratuita, individuando alcuni contraccettivi essenziali, diciamo, più efficaci, tenendo conto che quelli considerati più efficaci attualmente sono quelli a durata un po' più lunga, le spirali, il nesto sottocutaneo, però vabbè, anche le pillole ovviamente hanno il loro ruolo. Ecco, in questo poi siamo stati anche spalleggiati da non una di meno, che nel suo documento aveva messo anche la contraccezione gratuita. Ecco, pensavamo che la contraccezione fosse un diritto, diciamo, al pari di altre formulazioni farmacologiche o di mezzi meccanici che servono alla salute. Ecco, avevamo questa petizione aveva avuto 80.000 firme in pochi giorni, in 2 mesi, e ecco, però non ha avuto risposte da parte di AIFA e del Ministero, e quindi solamente regioni hanno deliberato o fornito poi i loro consultori alcuni contraccettivi, tipo la Puglia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Toscana, le solite, creando le solite disparità fra regioni diverse. Ovviamente la Lombardia non è fra queste. Ecco, un altro dato positivo dell'anno scorso è stato riguardante la possibilità di
di dare contraccezione di emergenza con Lipristal, che è la pillola dei 5 giorni dopo, direttamente da parte del farmacista, senza ricetta, anche per le minorenni. Ecco, quindi qualche apertura, diciamo, c'è stata sia per l'aborto che per la contraccezione, sulla contraccezione, sulla pillola, sulla cosiddetta pillola dei giorni dopo. Ecco, non sulla contraccezione in generale, come abbiamo visto. Ecco, riguardo alla maternità, vorrei dire che le nascite continuano a diminuire come da alcuni anni, e questo preoccupa ovviamente per un certo sbilanciamento fra anziani e giovani. Il tasso di fecondità in Italia, come diceva la Gabriella, è meno dell'1,3 figli per donna. L'età media al primo parto è di 31 anni per le donne italiane e 28 per le donne straniere. Ecco, molti osservatori ritengono che questi dati rivelino più che una scelta la difficoltà a fare una scelta da parte di molte coppie a causa di una disoccupazione rilevante, di un'occupazione precaria da parte di molti giovani e delle giovani donne in particolare. La situazione può solo aggravarsi a causa della crisi economica e di questo periodo, insomma. Sperando che ci siano, che ci sia attenzione a queste problematiche, al settore sociale ed educativo e alla riconversione ecologica, che è molto necessaria. Eccole, riguardo di nuovo i parti, ecco, vorrei far notare che c'era stata quella conferenza Stato-Regioni, poi diventata la legge cosiddetta Fazio del 2010, che prevedeva una concentrazione dei punti nascita fino a 1000 parti per anno. E con questa motivazione sono stati chiusi molti ospedali con meno di 500 parti in attesa di procedere ad altri accorpamenti. Ecco, questo ha lasciato molte zone, diciamo, della provincia sguarnite dal riferimento ospedaliero. Per fortuna, diciamo, i consultori sono riusciti a sopravvivere. Metà dei consultori sono pubblici, metà sono privati accreditati. Per fortuna una buona parte dei privati accreditati non sono obiettori, quindi, insomma, per certi versi si è riusciti a mantenere un buon servizio sul territorio. Ecco, però gli ospedali periferici, vediamo in provincia di Brescia, dove la gran parte dei parti avvengono negli ospedali grossi della città, la poliambulanza e il civile, mentre gli ospedali periferici sono tutti poco più di 500 parti, addirittura Gavardo è sceso sotto i 500. Ecco, si spera che in questa fase non si parli di eliminare punti nascita, perché sarebbe un ulteriore problema. Ecco, per questi motivi è importante anche prevedere delle alternative al parto ospedaliero classico in ambiente ginecologico e dare più importanza, diciamo, al ruolo delle ostetriche sia nei consultori sia nell'ambiente del parto. Per questi motivi, un documento della Rete Sostenibilità e Salute propone una maggior presenza già nel percorso nascita, cioè un'assistenza one-to-one, non un'ostetrica che segue tre parti contemporanee, e poi nelle sali parti individuare percorsi per i parti fisiologici in tutti gli ospedali e trasformare alcuni reparti in via di chiusura in centri nascita gestiti da ostetriche. Ecco, questo non è avvenuto in Italia, avviene però nel Regno Unito, dove molte ostetriche sono andate a fare corsi di aggiornamento,
e però in Italia è rimasto un po' un tabù, ecco, però secondo me ci sarebbero dei buoni motivi in questo periodo per non chiudere gli ospedali piccoli, ma trasformarli in questi centri nascita gestiti dalle ostetriche. Ecco, un'altra possibilità è incrementare i parti a casa. Diciamo il parto a casa non è mai stato proibito, perché se non in Ungheria era successo che era stato proibito, ma poi ha dovuto ritirarlo perché c'è stata una deliberazione della giustizia europea. Ecco, però diciamo i parti a casa, i parti a domicilio in Italia sono ancora pochissimi, insomma. Solamente il Sant'Anna di Torino, l'ospedale Sant'Anna, che è un grosso ospedale, ha previsto che un gruppo di ostetriche seguano le gravidanze e i parti a domicilio in ambiente pubblico. Ecco, ritengo pertanto che in questo caso, e forse solo in questo caso, sia necessario sostenere l'iniziativa di gruppi di ostetriche che assistono in libera professione parti a domicilio, compensando le mamme e quindi anche le ostetriche che le assistono con un rimborso spese pari al DRG che la regione risparmia. Ecco, a Brescia, diciamo, in passato c'è stata l'esperienza dell'Associazione Maria, adesso è quasi finito, e ora c'è l'associazione Inanna che ho invitato a partecipare a questo incontro. Ecco, se Paola ritiene di voler intervenire, penso che sia possibile. Questa associazione è attiva da circa 3 anni, diciamo, accompagna le donne che vogliono partorire in ospedale nel periodo della gravidanza e nel trasferimento in ospedale, e però assiste anche a parti a domicilio, e mi hanno detto che dal 19 al 20, cioè quindi dall'anno prima pandemia all'anno dopo, i parti a domicilio sono aumentati da 6 a 19. Ecco, quindi probabilmente è un discorso da riaprire. Io ho avuto, diciamo, l'avventura e la soddisfazione di poter assistere a un parto a domicilio di una mia figlia, che non era previsto, però alla fine è stato precipitoso e ho dovuto assisterla in camera sua, e direi che è stato un parto familiare, insomma, i bambini hanno visto subito la sorellina, insomma è tutto un altro tipo di parto. Ecco, quindi purtroppo l'ospedalizzazione è stata fatta così, diciamo, come metodo standard, mentre invece secondo me andavano create delle alternative perché anche le donne che partoriscono possano avere delle scelte, insomma, ecco, l'autodeterminazione dovrebbe valere anche in questo. Ecco, si potrà cambiare anche in questi settori? Io penso di no, penso di sì, anzi, penso che medicina democratica e potrebbe dare, può dare sicuramente, ha dato un contributo anche in questo campo. Si spera che il cerchio si allarghi e che ci siano ulteriori contributi. Ringrazio. E lascio la parola. Grazie Pietro, perché ha individuato anche dei punti e degli obiettivi politici all'interno del tema dell'autodeterminazione delle donne, di cui che abbiamo anche condiviso in parte con non una di meno, come giustamente diceva lui, e lascerei la parola alla rappresentante che poi vedo, Renata De Marco, di non una di meno di Brescia, che ci dirà qual è il pensiero delle donne sul tema della salute. Renata? Uè.
Renata? L'audio. Devi mettere l'audio. Metti l'audio, sì, Renata. Sì, lo so, cioè, non arrivava. No, volevo premettere che non sono rappresentante, perché noi siamo, diciamo, un collettivo. Sono in questo momento, diciamo, sono quella che parla per non una di meno. Allora, sicuramente nella nostra, nel nostro nodo di Brescia, l'elemento centrale, infatti nel documento fondante del nulla di meno, proprio nella voce libere di decidere sui nostri corpi, si dà una definizione di salute che è quella emersa peraltro in tutta questa riunione, non tanto come assenza di malattie, ma come benessere psichico, fisico, sessuale e sociale e come espressione della libertà di autodeterminazione. E immediatamente si parla dell'obiezione di coscienza nel Servizio Sanitario Nazionale che lede il diritto all'autodeterminazione delle donne, per cui noi vogliamo il pieno accesso a tutte le tecniche abortive per tutte le donne che ne fanno richiesta e quindi ci opponiamo al massimo a tutte le indegne campagne antiabortiste di questo periodo. Chiediamo la garanzia della libertà di scelta delle donne attraverso una promozione della cultura della fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio, dell'allattamento e che la violenza ostetrica venga riconosciuta come una delle forme di violenza contro le donne che riguarda la salute riproduttiva e sessuale. Siamo contrari alla logica securitaria dei presidi sanitari, riteniamo inadeguati e dannosi interventi di stampo esclusivamente assistenziale e emergenziale che non tengono conto dell'analisi femminista della violenza come fenomeno strutturale e vogliamo equipe con operatrici esperte. Vogliamo consultori che siano spazi laici, politici, culturali e sociali, oltre che sociosanitari. Ne promuoviamo il potenziamento e la riqualificazione attraverso l'assunzione di personale stabile e multidisciplinare. Incoraggiamo l'apertura di nuove e sempre più numerose consultorie femministe e transfemministe, intese come spazi di sperimentazione, autoinchiesta e mutuo aiuto. Richiediamo informazione corretta, educazione sessuale nella scuola, come rispetto dell'autodeterminazione e dell'orientamento sessuale. Vorrei qui allargare il discorso dicendo che noi siamo un gruppo femminista e transfemminista, quindi nella nostra preoccupazione dell'autodeterminazione rientra anche il discorso delle persone trans, le quali hanno diritto anch'esse alle cure mediche, all'autodeterminazione, alla possibilità di accedere ai farmaci e che come le donne sono state, a detta di alcuni loro rappresentanti, particolarmente colpite durante il periodo della pandemia. Contemporaneamente riteniamo, come d'altra parte è emerso da tutti gli interventi, che siccome la violenza di genere è una violenza strutturale, salute e violenza strutturale sono strettamente connesse, nel senso che dove c'è violenza, in tutte le sue forme, non ci può essere salute. Salute è appunto essere liberi dalla violenza maschile in ogni sua forma, dalla convivenza con un maltrattante, da cui possiamo liberarci solo con salario di autodeterminazione e scegliendo se allontanarci dalla casa o allontanare lui. La violenza genera ansia, insicurezza, patologie del sonno, malattie gravi, danneggia il sistema immunitario, riduce la concentrazione, altera la percezione della realtà e toglie la voglia di vivere. Salute è non avere sulle proprie spalle tutto il lavoro di cura, che molte volte costringe le donne ad avere meno ore di sonno del loro compagno, che le mette sempre in tensione e preoccupazione. Salute è vivere un ambiente di lavoro dove non ci sia ipersfruttamento e mobbing. Ricordiamo che il mobbing, che è una delle prime cause di malattie delle donne sul lavoro, riguarda in particolar modo le donne e tende a sminuirle, a isolarle e a far sentire assolutamente svalutante il loro ruolo e questo è causa di molte patologie. Salute è anche la salute per tutte le donne migranti, cioè essere accolte da qualsiasi parte del mondo si provenga, essere rispettate nel proprio lavoro e nella propria dignità. E salute è vivere in un ambiente non inquinato, perché noi nella nostra città, proprio diciamo in questi giorni in cui si dice che la Caffaro è come un carcinoma, nella definizione della procura, nel cuore della città, sicuramente anche l'ambiente che c'è intorno è una garanzia di salute o al contrario di malessere. E contemporaneamente purtroppo dobbiamo sempre difendere
tutte le nostre scelte già per legge affermate anche contro gli attacchi dei provita. Ieri abbiamo fatto, come l'una di meno di Brera, abbiamo fatto una conferenza stampa sotto il comune per denunciare i cartelloni pubblicitari contro l'accento, contro l'RU pillola abortiva e anche contro la 194, perché adesso compariranno, sono già comparsi, pare che la nostra città, questi camion vela con questa immagine apparentemente rassicurante di una ragazza, la quale dichiara che il corpo è suo, ma il corpo del figlio è un'altra cosa e va rispettato. Quindi si introduce un linguaggio estremamente pericoloso che chiama con termini come il feto diventa il figlio, la donna diventa subito la madre, e rivolgersi all'interruzione di gravidanza significa uccidere. Questo qui è una campagna molto grossa, questa gente ha moltissimi finanziamenti e quindi si permette questi camion vela che sono probabilmente molto costosi. Noi chiediamo e abbiamo chiesto che anche l'istituzione di uno Stato che si dice laico in ogni città mettano fine sia alla cartellonistica sia a questi camion, però non si sa bene se da questo punto di vista prevale la laicità, prevale invece il fatto che questi pagano, tra virgolette, e quindi possono affiggere e di fronte al mercato tutti si fermano. Noi vogliamo rilanciare il fatto che al centro c'è la salute e la dignità delle donne e che non è possibile che queste diciamo figure che hanno fatto anche un presidio sabato mattina con scritto stop aborto vicino a Piazza Vittoria possono tranquillamente muoversi, mentre noi quando rivendichiamo semplicemente la legge e i nostri diritti siamo sempre messi sotto accusa, sorvegliati dalla polizia come se fossimo noi quelle che sono tra virgolette dell'illegalità, mentre a questi si concede, attraverso anche il ruolo di una parte della Chiesa Cattolica, un posto diciamo importante tra virgolette nella vita della città. Credo che difendere l'autodeterminazione delle donne è contemporaneo a opporsi a questi attacchi che sono antichi quanto la legge 194, perché la legge 194 dopo 3 anni ha dovuto adire al referendum che peraltro ha fermato per l'aborto, però purtroppo questa battaglia che è antica e molte volte ci stanca come donne perché sembra che non possiamo andare oltre, ma in realtà è il segno della nostra. Spazio anche all'interno di gruppi molto aperti che diciamo le considerano in qualche modo invisibili, mentre anche Brescia sono abbastanza e sempre di più ci sono giovani donne, uomini, giovani ragazzi e ragazze che si sentono a disagio nel loro corpo e vogliono transitare in un altro corpo e hanno perfettamente diritto di autodecisione quanto le donne. Non a caso noi siamo transfemminili e anche nell'ultima riunione nazionale di Una di Meno sono intervenute varie figure trans rivendicando il fatto che per loro la pandemia ha significato chiusura, ha significato ulteriore marginalizzazione, ha significato anche difficoltà di accesso ai farmaci. Hanno raccontato che anche i farmaci che sono stati dati da Speranza gratuiti si trovano solo in 7 punti in Italia, 7, e quindi per raggiungerli dovrebbero trasferirsi, tra virgolette, per andare a prendere questi farmaci gratuiti e curarsi. Quindi cioè, voglio aprire un discorso che mi sembra molto importante anche su questo, perché c'è tanta sofferenza e c'è tanto diritto all'autodeterminazione. Noi donne, che lo paghiamo sul nostro corpo, dobbiamo essere quelle che portano avanti più di tutti, anche la battaglia e spero anche, perché ci sono persone, compagne e compagni trans, che sono molto bravi e brave e mi auguro anche che possano avere la possibilità di un diritto di parola come tutti gli altri, perché questo penso è estremamente importante, anche se ancora ampiamente sottovalutato, come se il fenomeno diciamo riguardasse un'estrema minoranza che invece in realtà è una minoranza sì, ma di persone che sempre di più si collegano a un desiderio di autodeterminazione e al diritto di ricongiungersi
con il corpo non biologico, ma con il corpo che loro ritengono quello scelto e quello che loro appartiene. Quindi direi che è stata una interessantissima riunione, tutti i contributi sono stati estremamente importanti, tutti condivisibili, e quindi direi che con queste ultime cose che riguardano appunto altri soggetti che possono essere legati a noi, posso chiudere, perché ho detto sostanzialmente tutto quello che ritenevo necessario. Grazie Renata che hai aperto anche il tema delle persone trans, perché sicuramente, come dicevi tu, chi come noi conosce bene il tema della differenza non può che e sentirsi parte anche del loro percorso, per cui condivido ampiamente questo approccio. E anche dello sguardo ampio che hai dato sul tema della salute delle donne, perché poi noi non siamo fuori dal nostro ambiente, cioè siamo immersi nel nostro ambiente e da tanti punti di vista, dalle relazioni all'ambiente in quanto dovrebbe essere salubre, eccetera, eccetera, e soprattutto anche la dimensione del lavoro. Che tanto ancora pesa sulle donne. Allora, prima Pietro parlava che c'è in collegamento un'ostetrica, se vuole portare il suo contributo molto, le lascerei la parola e poi aprirei il dibattito prima che concluda Elisabeth. Grazie mille. Mi presento, sono Paola Prandini, un'ostetrica di Brescia del centro Inanna. E assistiamo, io e la mia collega assistiamo parti in casa dal 2017. Mi sono formata a Brescia, ho lavorato come volontaria, ostetrica volontaria in un consultorio per 6 mesi e poi ho fatto 3-4 lavori in terra per formarmi sull'assistenza alla nascita in casa. In realtà non ho preparato niente di che, vi porto giusto la nostra esperienza. Noi in effetti quest'anno abbiamo visto un aumento importante delle nascite in casa, non credo tanto dovuto alla questione coronavirus, perché in realtà sono spesso coppie che avevamo seguito 3 anni fa per allattamenti o per accompagnamenti in ospedale, sono poi coppie che hanno voluto continuare l'assistenza con noi invece per una nascita in casa per il secondo bambino. Di sicuro abbiamo notato quanto la questione coronavirus abbia portato tanto peso sulle spalle delle donne in tutto il percorso nascita. Quindi i papà spesso non possono vivere insieme alle donne il percorso di genitorialità, quindi non sono presenti alle ecografie, non sono presenti neanche le ecografie di secondo livello, tra l'altro, quindi abbiamo assistito donne che si sono sentite molto sole in alcuni momenti molto difficili delle loro gravidanze, si sentono molto sole al travaglio e parto, perché ai papà è permesso di entrare in ospedale solo in un momento preciso della nascita. I papà non sono considerate persone che possono accedere all'ospedale per i giorni di degenza dopo la nascita, quindi di nuovo tutta la genitorialità viene posta sulle spalle delle mamme, e vediamo quanto questo sia davvero pesante. E vediamo, come diceva prima il dottor Puzzi, vediamo quanto la chiusura dei centri nascita piccoli portano a considerare scelte di nascita diverse. Alcune volte arrivano poi a noi per una richiesta di nascita in casa, perché sentono che è l'unica possibilità per loro di vivere davvero l'esperienza di coppia, di famiglia, della nascita. Alcune volte invece vorrebbero programmare le nascite in casa, ma non è possibile, perché una dei criteri di sicurezza per la nascita in casa è quello di avere un centro nascita nella zona vicino, e con la chiusura dei centri nascita più piccoli alcune volte questo non è possibile, quindi si vedono costrette ad andare a partorire in ospedali anche a 40-50 minuti di lontananza, perché non possiamo effettivamente assisterle noi in sicurezza. Quindi l'abbiamo visto sulla pelle delle donne che seguiamo, quanto sembra davvero che sia stata l'occasione per
per sottolineare quanto ci sia da lavorare sui diritti, delle donne nel percorso maternità. Parlo del percorso maternità perché è quello che noi viviamo un pochino più in prima persona come professioniste, ecco, seguiamo un pochino di meno altre aree. E quindi venendo da un, avendo fatto formazione, avendo lavorato in Inghilterra, nello specifico a Londra, quindi dove le nascite in casa erano tante, l'ospedale doveva garantire e tentava, l'obiettivo era quello di raggiungere il 10% di nascite totali, il 10% di nascite assistite in casa. È difficile, devo dire, tornare in uno stato, in una città in cui dobbiamo lottare così tanto per parlare di nascita in casa, e siamo sicure che la difficoltà sia anche perché in Lombardia è davvero completamente a carico della coppia il costo della nascita in casa, e quindi è un costo importante, e davvero non c'è equità nella scelta finché non è davvero possibile per tutte le coppie scegliere la nascita in casa. E finché non riusciamo a raggiungere tutte le coppie, non è davvero una scelta libera. Noi ci battiamo per la scelta libera delle coppie, delle donne, e speriamo che possa esserlo presto. Vi ringrazio. Grazie moltissimo della tua esperienza, e anche questo è un tema molto importante, perché la medicalizzazione di un aspetto fisiologico nella storia di una donna e di una coppia, anche questo grava molto ancora una volta sulle donne, che comunque si sentono costrette ad un percorso molto medicalizzato, e quindi c'è molto lavoro da fare anche su questo. Io aprirei il dibattito se qualcuno vuole intervenire. È ovvio che in un'ora e mezza non si può esaurire una tematica così importante, però se qualcuno vuole contribuire anche con delle esperienze che vive nel proprio territorio, potrebbe arricchire l'incontro di stasera. Io volevo solo aggiungere una cosa, che rispetto alla violenza domestica, che molte volte finisce anche il femminicidio, bisognerebbe di più che la medicina, intesa anche come sanità pubblica, si facesse carico, addirittura anche a livello universitario, di riconoscere in qualche modo i segni psicologici e fisici della violenza fisica sulle donne, che tante volte quando arrivano in ospedale raccontano altre cose, e che ci fosse una maggiore attenzione, non so a che livelli è possibile, su tutti i segni, che so che c'è già, però ulteriore attenzione in forma preventiva, perché se c'è un discorso di prevenzione da rispetto a ulteriori forme più ampie di violenza, anche nella forma del dialogo, quindi quella psicologica e anche quella fisica, è estremamente importante anche rispetto ai pronti soccorsi dove si arriva, anche rispetto al medico o alla medica di base, che facendo magari opportune domande rispetto a certi segnali può magari contribuire a un percorso verso un centro antiviolenza, o comunque a mettere in allerta rispetto a questa situazione. È estremamente importante che la mina, in quanto tale, si faccia carico di questo problema che riguarda in particolar modo soprattutto donne minori, ma soprattutto le donne, rispetto a questi segni della violenza che possono comparire, essere spie di qualcosa di molto più grave che può avvenire. Ma su posso? Ma su questo tema ha ragione Renata, ma
sono stati fatti, ormai sono 15 anni che sono partiti i primi corsi di azione per gli operatori e le operatrici, sia dei primi accessi in ospedale, sia dei medici di medicina generale, ma non solo dei medici di primo accesso, ma di tutto il personale, dal pronto soccorso alla radiologia, agli ambulatori, eccetera. In realtà, se tu non fai una formazione corretta, questi non chiedono. E sono bastati, dopo 2 anni dalla formazione fatta in ospedali, l'ho fatta io, l'ho fatta la Grazia Fontana, ne abbiamo fatte in tante, cioè eravamo noi due in realtà che battevamo tutta la provincia, però alla fine improvvisamente appare che compaiono le violenze domestiche, compaiono le violenze sessuali, perché c'è un algoritmo particolare e c'è una formazione, non è solo una sensibilità. Sulla questione di medici di medicina generale, ahimè, non trovo una sponda facile, perché io insegno il tema della medicina e della violenza di genere al corso triennale di formazione alla medicina. Sensibilità è pari 0, no, 1, 2. Cioè, qualcuno l'anno scorso mi dice: scusi dottoressa, ma cosa ci interessa di capire queste cose? Cioè, quando io ho detto, vabbè, allora tu devi cambiare mestiere, però, francamente, perché uno che fa il medico con queste premesse qualche problema ce l'ha. Per cui il tema della formazione è fondamentale, perché nasce da lì. È come la questione della realizzazione della 194. Rendiamoci conto che col cambio generazionale che è accaduto, che sta accadendo negli ospedali e in parte nei consultori, qualcosa sta cambiando, perché la mia generazione, che era nata sull'onda del femminismo, della cultura del rispetto, del genere, tutto quello che volete voi, la maggior parte era non obiettrici, adesso sta arrivando questa categoria. Per cui è molto complicato questo. E attenzione, ci sono anche dei non obiettori, come dire, degli obiettori un po' subdoli. No, no, ma io sono libero, io penso libero, tu vieni da me che con quel certificato te lo faccio lo stesso, ma obiettori rimangono, insomma. Ecco, cioè, attenzione a tutto questo, perché io sono molto guardinga rispetto a queste cose. Stamattina lo voglio dire, perché rispetto a quello che dice, che hai detto sui trans, ci credo molto, sono assolutamente convinta. Stamattina, ed erano 15 anni che nessuno lo faceva, quindi noi donne siamo proprio bravi, non c'è niente da fare, con la referente dell'ufficio stranieri del comune di Brescia, la Silvia, abbiamo fatto un incontro con la parte amministrativa della SST Spedali Civili per mettere in fila i problemi che ci sono sulle donne straniere per l'accesso, irregolari naturalmente, per l'accesso ai vari servizi e anche per l'accesso, perché l'avevano proposto a me, ma io non sapevo che cosa dire, e anche per l'accesso ai farmaci antiretrovirali delle persone trans che dopo magari una notte in strada hanno avuto rapporti non protetti, e c'è questo servizio presso gli infettivi. E soprattutto se sono HIV positivo, nel dubbio di HIV positivo. Questo è un servizio che c'è sempre, è stata la pillola del giorno dopo per i trans, insomma, per capirci. Però era saltata questa cosa, perché c'era il Covid, perché era più complicato arrivare, e stamattina, in questa ora e mezzo di incontro, abbiamo messo giù anche questa cosa. Quindi a volte noi pensiamo, questo è un errore che ho fatto anch'io, quindi mi ci metto io, diamo per scontato delle basilarità di approccio, di garanzia dei diritti di salute, che non è vero che sono garantiti. E la mano della politica serve, non c'è ombra di dubbio. Poi certo, io fra 2 anni mollo, per cui non so se c'è una generazione dietro, però è importante che si diffonda questo pensiero dell'agire, della denuncia e della finisco sulla questione dei cartelloni, perché ieri c'è stato un altro piccolo scontro in consiglio comunale. Sulle vele non lo so, sulle vele davvero non lo so, che girano, non lo so. Sui cartelloni, come sa bene Renata e molte altre, io ogni volta che me ne mandavano uno lo davo ai vigili che andavano a coprirlo, quando non l'avevano già coperto le di donna di meno, per cui... Però il tema è che questo è appaltato a un'agenzia che fa quello che vuole. In realtà io è da anni, e questo lo lancio qui perché comunque è una salute psicologica questo, molti comuni, mi viene in mente Rimini, ma l'ha fatto anche Milano, c'è proprio un codice sulla questione dei manifesti che buttano lì la violenza di genere comunque. Quindi
secondo me questa cosa è da fare, proprio un codice tra il comune, l'amministrazione comunale e gli enti gestori, come si chiamano, questi qui che appaltano questa cosa. Chiudo sulla violenza ostetrica, che è un tema che a me appassiona moltissimo, su cui ho dovuto fare un primo incontro con un'assemblea di donne europee qualche anno fa, perché in realtà è un tema molto più presente in Europa che non da noi, soprattutto nei paesi dell'est, dove ci sono state class action vere e proprie molto interessanti, ma è un tema che secondo me sta diventando presente e qui hai ragione tu, sia Gabriella che tu, perché il tema è quello della relazione, del ascoltare il punto della donna. Io devo dire che sto sentendo sempre di più racconti allucinanti di parti, sempre di più. Io non so se è un cambio culturale, se ci sono meno donne nei reparti, ma non credo. In realtà ce ne sono anche di più, sia come ostetriche e come mediche. Però qualcosa sta accadendo. Ecco, devo dire che questa è una cosa che a me colpisce moltissimo, perché la violenza ostetrica credo che sia uno dei livelli di violenza più atroce che possa accadere. Quando io ho provato a buttarlo nei corsi di preparazione, nei corsi che faccio all'università, mi è stato detto, ma sono residuali, non è così vero, non è così presente. Io credo che non sia così, vorrei sentire l'ostetrica di Nanna, che saluto volentieri perché sono andata a trovarle l'anno scorso, però il tema è questo, bisogna ascoltare i racconti delle donne, il tema è ancora lì. La pratica femminista della relazione e del dialogo è la chiave della pratica della cura. Poi vai avanti, se noi non le ascoltiamo, sono, virgolette, io ricordo i commenti dei miei colleghi, quindi scusate ma ci tenevo a dirvi tutte queste cose. Posso intervenire un attimo? Sono Bianca Lena. Io leggo sulla chat che ci sono due domande. Bene. Uno era per Pietro, che chiedeva le conseguenze legali di parti non in ospedale se vanno male. Questa era una domanda. E un'altra, penso sempre per i ginecologi, gli uomini con disfunzione erettile, a loro va garantita la prescrizione gratuita di farmaci che possano in parte contrastarla. Queste erano le due domande, sono un po' specifiche, ma volevo dirle perché sono sulla chat, perché non vedo altri, a parte ringraziamenti e belle sensazioni avute durante l'incontro, non vedo altre domande. Se posso rispondere, visto che le domande sono state fatte dal dottor Cimino, mi pare, quindi il nostro coordinatore, bisogna proprio rispondere. Ecco, direi che la questione... Non solo. Sì. E anche agli altri, naturalmente. La questione medico-legale, diciamo, è aumentata in questi ultimi anni e sicuramente ci sono le assicurazioni mediche che ne approfittano, insomma, per aumentare le loro tariffe e non è una questione secondaria. Per mia fortuna, cioè fino a quando ho lavorato in ospedale, il problema non era, e quindi non ho dovuto affrontarlo personalmente. Ecco, vorrei chiarire una cosa riguardo ai parti e ai rischi che si corrono, eventualmente dicendo che riguardo al parto a domicilio, il parto in centri di nascita gestiti dall'ostetrica, eccetera, cioè innanzitutto viene fatta una selezione, cioè quindi non tutti possono accedere a questi, diciamo, centri dove l'umanità è maggiore e diciamo c'è meno tecnologia, diciamo. Questo non significa che rischi siano maggiori se la selezione è adeguata. Ecco, poi chiaramente è stato detto anche dal
Paola di Nanna prima, cioè ci deve essere la possibilità di un trasferimento in ospedale nel caso ci siano complicazioni che non si possono risolvere a casa. Ecco, però, diciamo, l'esperienza dell'Inghilterra, ce l'ha nominata prima la Paola, e i dati che sono raccolti dal NICE e che sono stati pubblicati nel 2014 hanno evidenziato come gli svantaggi di questi punti nascita organizzati e anche dal parto domicilio organizzati adeguatamente, i rischi non sono maggiori rispetto ai parti in ospedale. Si mette in evidenza come nei parti in ospedale l'induzione del travaglio, cioè quindi non aspettare che il travaglio inizi spontaneamente, sia abusata, cioè in alcuni casi può essere necessaria, ma non in tutti i casi in cui viene fatta. L'episiotomia viene fatta spesso in modo non necessario. I tagli cesarei sappiamo che vengono fatti in modo eccessivo, l'OMS parlava di un 15%. In Italia nel 2017 l'ultimo rapporto CEDAP che abbiamo parlava di un 32% dei tagli cesarei sulle donne, di cui 30,9% nel pubblico, 49,6% nel privato convenzionato. Cioè, quindi evidentemente anche in questa situazione il privato lo fa meglio del pubblico, insomma, almeno a livello generale, poi a livello di Brescia non ho dati, diciamo, aggiornati. Ecco, quindi l'importante, diciamo, è seguire delle linee guida, avere presenti dei dati che possano dare la maggior sicurezza possibile, sapendo che comunque, diciamo, nell'uno per mille, come dice Cimino, può esserci una complicazione, può esserci un'anomalia non diagnosticata la gravidanza. E quindi non è tutto perfetto. Ecco, questa è la mia risposta riguardo alla disfunzione erettile. Capisco, citava Cimino il Taladafile, che ho verificato è molto costoso. Anche lì ci sono farmaci di marca e farmaci generici, quindi andrebbe anche incrementato l'uso dei generici, ritengo, anche in questo caso. E è un problema, diciamo, simile a quello della contraccezione, cioè sono questioni che andrebbero affrontate dal pubblico, tenendo conto anche della salute psichica, oltre che della salute fisica delle persone, dagli equilibri familiari che possono dipendere anche da questioni di questo tipo. Ovviamente ci sono altre priorità in questo periodo, forse più che in altri, e comunque direi che sono questioni da riprendere, penso, in tempi migliori. Grazie. Ecco, se non ci sono altri interventi, cioè noi abbiamo tracciato innumerevoli argomenti che andrebbero approfonditi uno alla volta, però l'opportunità di questi incontri è quella di darci delle suggestioni, e poi lascio concludere a Elisabeth. Sarebbe possibile, per favore, non so come funziona qui, per alzare la mano per poter intervenire. Mi sentite? Sì, puoi intervenire. Puoi intervenire subito. Sono Bruna da Bologna. Io chiederei per favore a Giusy. Si è presentata facendo dei riferimenti su vari punti. A me interesserebbe che venisse approfondito questo passaggio. La prevenzione consiste anche nell'offrire alle persone di acquisire consapevolezza. È la
persona che si muove in direzione di. Benissimo, però io sto pensando alle persone svantaggiate culturalmente ed anche mentalmente, in particolare le giovani malate mentali che sono ricoverate e viene somministrata, sono ricoverate in residenze maschili e femminili, gli viene somministrata la pillola anticoncezionale a loro insaputa. Questo mi è stato riferito da una familiare che ha chiesto di poter consultare l'azione degli psicofarmaci ed ha visto sta cosa, ha chiesto informazioni e le hanno detto che è stato ritenuto opportuno agire in quel modo. Allora, io trovo sta cosa di una gravità inaudita. Cosa ne pensate voi? E che cosa si può fare? Va benissimo di favorire la consapevolezza, eccetera, eccetera, però ci sono purtroppo delle persone che sono limitate. E sono quelle, secondo me, che dovrebbero avere maggiore attenzione. Cosa ne pensate? Grazie. Io non lo so se riesco a rispondere a questa domanda. Quando io ho fatto questa affermazione era per sostenere il discorso di servizi con accesso spontaneo, per cui senza un invio da parte di un'altra persona, insomma del medico di base piuttosto che altro. Cioè, i consultori quando sono nati come servizi appunto con accesso libero, senza prescrizione medica, gratuiti, così. Per cui io l'avevo messa con questa accezione, questa affermazione. Io in questo caso veramente lascio la risposta a qualcun altro. In questo caso in particolare. Poi certo che la prevenzione nell'ideale sarebbe di andare, che i consultori, infatti noi ci siamo anche usciti dagli ambulatori, dai consultori e siamo andati a proporre interventi, però queste sono esperienze che non potevo generalizzare perché non è stato così diffuso, non è stato così per tutti, le risorse sono state veramente molto scarse, non c'è stato un investimento in questo senso, sicuramente neanche fin dalla nascita dei consultori. Per cui... Ma se posso dire sulla questione di questa persona con... Non ho capito se è ricoverata in una struttura o se è a domicilio però. È ricoverata in una residenza psichiatrica gestita da cooperativa. Sì, sì, certo. Allora, sicuramente... deve esserci comunque un assenso alla terapia. Io nel mio consultorio, io faccio il consultorio a Palazzolo, che è un privato accreditato, che è collegato ad almeno due residenze, una per dipendenze e una per psichiatrica. Ne vedo parecchie di queste giovani donne, però vengono a parlare dell'eventuale contraccezione che vogliono, insomma, me lo dicono, ne parliamo, magari tornano, poi ritornano un'altra volta, insomma... Ma il fatto di imporre proditoriamente, se posso dire così, in maniera con un sotterfugio, una pillola, cioè un contraccettivo ormonale, credo che sia proprio un atto illegale. Non solo, e tra l'altro è profondamente illegale perché se una persona in una residenza che fa anche terapia antipsicotica, mi pare di capire, poi non lo so, esatto. È una risposta molto superficiale, mi scuso, spesso i contraccettivi ormonali assunti per via orale, avendo gli stessi siti di d'azione, diciamo così, le stesse proteine vettrici di alcuni farmaci antipsicotici, in realtà hanno un valore ridotto, per cui bisogna vedere che farmaci prende, come li prende. Se vuole un contraccettivo sarebbe meglio un impianto piuttosto che una spirale, adesso non lo so, però ci sono sia problemi di tipo di interazione farmacologica, sia problemi di diritto di questa persona, che persona è, ad esprimere un assenso o un dissenso, insomma, rispetto all'utilizzo del contraccettivo. Quindi, se così è, secondo me questa cosa va denunciata, ma va denunciata legalmente, perché secondo la normativa italiana nessuno può essere obbligato a nessuna terapia. Quindi, figuriamoci in un contesto così. Ecco, cioè, c'è un tema clinico-medico-farmacologico di scarso
di scarso effetto poi di una contraccezione ormonale con alcuni antipsicotici, dipende cosa prende, e poi c'è questa cosa che è la più importante, che è quella proprio della firma della persona, cioè la persona è persona. Quant'anche fosse, ma non che sia una residenza, tra l'altro, non è sicuramente interdetta, quindi ha tutti i diritti costituzionali. Scusa il termine ridondante, ma è così. Grazie. Prego. Altre domande? Si potrebbe fare un altro incontro? Sono Bianca Lena da Sarzana, La Spezia. Un altro incontro sulle donne di medicina di genere, sulle donne non in età fertile? Mi porti a nozze perché è il mio tema. No, quando volete. Perché è molto interessante quello che si è dibattuto, però siccome io ho 74 anni e vorrei sapere anche un po', insomma, sulle condizioni di medicina preventiva, non so, che possono le donne della mia età seguire, ecco, o non preventiva, insomma, anche ormai. Grazie. Scusate, l'anno scorso, prima del Covid, era gennaio, abbiamo incontrato una sessantina di donne, che penso che l'età media fosse 75 anni come età media, in un quartiere qui della città. Il tema era proprio questo. Devo dire che hanno continuato a insistere per farne un altro, poi è arrivato il Covid, per cui è il tema, secondo me, oggi, tra l'altro, anche perché io aborro, se posso dire così, questa terribile pubblicità delle donne di una certa età che si vede alla televisione solo con i pannolini contro le perdite di pipì, che si vestono con queste mutandone ascellari, cioè è una cosa veramente di un disprezzo assoluto, per cui, e invece c'è molto da dire, insomma, però lascio tutto in mano a Gabriella, io sono a disposizione. Toglieremo queste palestre, Elisabetta. Mi sa che siamo un po' sul finire provvisorio, perché credo che abbiamo aperto un universo di interesse, un universo di domande. E la prima cosa da fare è sicuramente ringraziare le compagne e anche il compagno che sono intervenuti, perché proprio hanno dato, diciamo, un vento anche di libertà anche nell'affrontare le cose a 360 gradi, che supporta poi la richiesta di poterne parlare anche, e penso, visto che la donna è sempre, no, nelle categorie protette, è giusto che la rimettiamo al centro, che ci riprendiamo uno spazio per parlare di tutto ciò che ci interessa. Direi che il valore, no, che ha proprio penetrato tutte le nostre discussioni è stato appunto autodeterminazione e consapevolezza. Queste cose, questi valori nascono proprio da una dimensione collettiva di pensare ai bisogni, di pensare ai problemi e di pensare insieme alle soluzioni. E quindi credo che va dato un'attenzione a ogni incontro che la donna ha di salute, che sia sul lavoro, che sia di salute riproduttiva, evitando proprio di prendere queste richieste, questi bisogni, banalizzandoli. Io devo dire che in questi ultimi anni vedo che la qualità dentro il servizio pubblico è scesa, e che di conseguenza anche è più facile che soprattutto le giovani donne chiedono la prestazione, perché hanno avuto poca abitudine,
poca frequentazione di servizi come Giusi, ad esempio, ha potuto descriverli. La stessa dimensione anche di quello che si trova del livello di stress e di livello di mancanza di personale nei reparti, diciamo, sulla 194 e anche sulla maternità, sono proprio fonte di stroncare le emozioni, stroncare il tempo di reazione della donna, di standard deforme, anche così, di mancanza, no? Di mancanza dove tu diventi oggetto della prestazione, non soggetto. In questo modo non puoi crescere in consapevolezza. Cioè, sono delle cose che sono molto legate tra di loro. Quindi la qualità e la reciprocità che si deve trovare all'interno dei servizi di salute deve essere di alta qualità. Questo è una cosa che dobbiamo tenere presente, non andare a ribasso, e quindi di essere presenti collettivamente per rivendicare questa qualità. Questo è quello che mi sento di dire un minuto prima delle 20, augurando a tutti e ringraziando soprattutto le compagne e i compagni di Brescia, perché è stato un incontro veramente molto molto bello, e quindi un arrivederci che ci dobbiamo dire salutandoci tutte e tutti. Grazie a tutte. Grazie a tutti. Buona serata. Molto interessante, grazie. Ciao. Ciao.